Dietro i 462 nomi delle persone scomparse e mai ritrovate dal 1974 ad oggi in Abruzzo, che diventano quasi 49.000 in tutta Italia, ci sono storie di dolore dei familiari che vanno ben oltre la carta bollata, le stanze di un commissariato o di una caserma dei carabinieri, oppure l'ufficio di un magistrato. Il dramma di non avere più notizie di un proprio caro lo si può solo intuire se non lo si vive in prima persona, oppure lo si può leggere chiaramente incrociando gli occhi della signora Rosanna e della signora Vincenza, rispettivamente la figlia di Benito Della Penna, 83 anni, scomparso da Guardia Grele lo scorso 15 marzo, e la sorella di Cesare Benedetti, 84 anni, di cui non si hanno più notizie dal 2015. Qual è la vostra esperienza vissuta in questa purtroppo tragica situazione? Rabbia per ciò che si poteva fare e non è stato fatto. Forse dell'ordine vi hanno assistito? All'inizio sì, io ho chiamato la sera stessa, sono intervenuti subito, il mattino dopo già era tutto una ricerca, però sono state fatte un po', diciamo, male, nel senso l'hanno preso un po' tutti troppo alla leggera, se si può dire così, perché papà era anziano, era invalido, era cardiopatico. E ci è stato detto: non si preoccupi, in giornata lo troviamo, dove vuole essere andato, nelle condizioni sue. E invece papà non si è trovato. Hanno visto, sì, nel raggio di un chilometro, lungo le strade, un 4-5 chilometri, però non è stato trovato. Io ho provato a dire allargate le ricerche, perché mi è venuto il dubbio su una strada che papà qualcuno l'abbia preso. Questo, perché le tracce anche dei cani molecolari si fermano lì e ritornano a casa. Stiamo a pochi metri, ventina di metri. Quindi, però loro non hanno fatto questo, hanno ritenuto che non era, ecco, sempre sul fatto che stava nei dintorni, è stato preso un po' alla leggera. Quindi io ho forzato, insieme con l'aiuto dell'associazione Penelope, a far riaprire le ricerche, ma il prefetto ci ha risposto due volte no. Adesso sta in mano alla procura. Io ho fatto anche richiesta di voler trovare papà in forma privata. Stiamo aspettando una risposta dal 28 di agosto. Non ancora mi dicono né sì né no. Non posso andare avanti, non ho il diritto di cercare mio papà. Questo è quello che chiede. È questo quello che chiedo, di riaprire le ricerche, anche io in forma privata. Questo è quello che voglio. Voglio vedere in quei posti più lontani, in quei posti impervi, dove non è stato fatto nulla, se mio papà c'è. Perché se non si trova neanche lì, allora a maggior ragione il dubbio che qualcuno l'abbia preso e poi portato chissà dove, cosa è successo, non lo sappiamo. Suo fratello non stava bene? No, non stava bene, gli stavamo sempre dietro, io non lo lascevo mai. E appena che è scomparso dal tubo dai carabinieri e mi ha detto che ci vuole 24 ore, 24 ore siamo andati là e dopo siamo andati alla questura a fare la denuncia. E ci ha pensato pure l'avvocato, Katia. Da quanto tempo cercate? Sono due anni, dal 2015 è scomparso. La speranza non è mai morta? Non lo so, non ho che dire. È una cosa brutta, ha perso un fratello. Perché a Mangano gli mancava niente, stava insieme a noi, ci stavamo sempre dietro perché sapendo che lui non stava bene. E quel giorno che era il 21, che è ritornato mia moglie dall'ospedale, che si è messo tre bypassi, gli stavo mettendo il cirotto, ho sentito il cancello aperto, sono andato fuori, ho preso la macchina ma non l'ho ritrovato. Siamo dalla mattina alla sera proprio niente, siamo per centrale, cappello, siamo andati da tutte le parti. Niente. Non ho che dire. E me lo vedo sempre davanti agli occhi. 84 anni, non è che un ragazzino. Io vorrei che pure una scheggia di corpo che riuscisse, uno fa il funerale, ma in queste condizioni non si può vivere. A non vedere un fratello che me lo vede sempre davanti agli occhi, notte e giorni.
Loro, assieme ad altri familiari di persone scomparse, hanno portato la propria testimonianza all'interno del convegno organizzato dall'AIGA, l'Associazione dei Giovani Avvocati, e dall'Associazione Penelope, che si è svolto lunedì 9 ottobre all'interno dell'Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara. L'incontro, intitolato Sulle tracce delle persone scomparse entro le prime 48 ore, ha voluto approfondire l'importanza della tempestività dell'avvio delle ricerche nei casi di allontanamento volontario. Far passare 24, peggio 48 ore per l'avvio delle ricerche può segnare definitivamente il destino di una persona scomparsa. Questo convegno parte da un falso mito che non è contemplato dalla legge, quello di aspettare 48 ore per iniziare le ricerche di una persona scomparsa, ricerche che vanno però avviate subito per avere qualche speranza in più di trovarli vivi. Assolutamente sì, le 48 ore non esistono, una prassi consolidata, era una prassi consolidata, ma non esiste una legge che le convalida. Infatti la legge 203 del 2012, che per la prima volta parla delle ricerche delle persone scomparse, obbliga tutte le forze dell'ordine a ricevere immediatamente la denuncia di scomparsa, perché venga immediatamente attivata la ricerca. In Abruzzo qual è la situazione? Ci sono diversi casi di persone che non si trovano, soprattutto anziani. Diciamo che 10 persone all'anno, fatto un calcolo, una media, 10 persone all'anno si perdono e non si hanno più notizie in assoluto. Poi abbiamo 7 cadaveri non identificati negli obitori. L'associazione Penelope Abruzzo ha avviato una sorta di censimento a cui, presso tutti i comuni della regione, non tutti rispondono, per capire quanti sono i cadaveri non identificati che sono già stati sepolti, perché dall'anno scorso c'è un regolamento di attuazione per la banca dati del DNA delle persone scomparse, e questo i familiari stanno facendo DNA, ma se dall'altra parte non ci sono i DNA dei cadaveri, questo matching naturalmente perde di significato, e quindi noi stiamo cercando di fare un censimento che vada anche a ritroso nel tempo e cercare di venire a sapere se ci sono cadaveri già sepolti senza nome o cadaveri che ancora sono in attesa di sepoltura, a cui si può prelevare il DNA per fare la comparazione. Magari non sono cadaveri di famiglie abruzzesi, però possono essere sicuramente altrettante famiglie che aspettano che venga ritrovato un proprio caro, un proprio congiunto. A proposito di famiglie, questa mattina avete portato in aula qui al Tribunale delle persone che purtroppo hanno dei cari che non si trovano più. Abbiamo un'altra famiglia, lo stesso di Monte, la famiglia di Monte Giuseppe, scomparso 31 anni fa all'età di 81 anni, anche di lui. Qui c'è ancora, dopo 31 anni, ci sono i nipoti a chiedere la verità di queste persone, dei resti. Dei resti, le istituzioni devono, noi chiediamo aiuto alle forze dell'ordine, perché non vogliamo sostituirci alle istituzioni, però la verità è questa, faremo delle proposte, perché non può considerarsi un allontanamento volontario di persone anziane che può essere colta da malore anche improvvisamente, il mancato rientro a casa. No, sicuramente non è volontà, è uscito da casa volontariamente una persona, ma non ha fatto rientro perché non è stata nelle condizioni di rientrare a casa, e quindi è necessario proseguire le ricerche. Non è possibile dopo 15 giorni chiudere e dire ho fatto il mio dovere come istituzione. Non è possibile. In più le ricerche devono essere portate avanti con strumenti in maniera razionale. A seconda del tipo di scomparsa bisogna attivare la strumentazione esatta. È inutile mettere in volo gli elicotteri se si tratta di dover cercare una persona a terra. È inutile portare dei cani che non hanno il fiuto, non sono cani da fiuto, giusto perché abbiamo utilizzato i cani. Invece bisogna utilizzare le unità cinofile idonee per la ricerca di persone scomparse.
E poi tutte quelle altre, diciamo, ci sono i droni attualmente, voglio dire, anche per all'interno per i torrenti, i canali, i fiumi, cioè, cerchiamo un attimino, insomma, di razionalizzare le forze, gli strumenti e soprattutto il dialogo e la collaborazione, perché prima si parlava di dialogo anche con la magistratura, ma non tutti i magistrati, per esempio, sono interessati ad ascoltare le famiglie, quello che le famiglie hanno da dire. Il convegno di Pescara è stato anche l'occasione per firmare un protocollo d'intesa fra AIGA e Associazione Penelope d'Anni al fianco delle famiglie delle persone scomparse. Uno strumento in più per formare i giovani avvocati, per stare vicini alle famiglie troppo spesso lasciate sole e per evitare che le istituzioni restino fredde davanti al dolore di quanti cercano con tutte le proprie forze la verità. Noi riteniamo che con l'accordo di oggi andiamo a comporre diciamo un trittico di accordi programmatici, di protocolli che abbiamo stipulato con altrettante associazioni per alcuni settori di particolare interesse sociale che mettono, come ha detto bene il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, che cercano di riabilitare quella funzione sociale dell'avvocatura che mano a mano è stata persa. Ci siamo occupati della situazione del first responder, che sarebbe il primo agente di pubblica sicurezza o il primo medico paramedico che interviene sulla scena di un crimine, insieme all'Accademia Italiana di Scienze Forensi. Abbiamo stipulato un altro accordo con numerose associazioni che si occupano di violenza nei confronti delle donne, per potenziare l'esperienza positiva dei centri antiviolenza. E oggi con l'Associazione Penelope, che da anni ormai lavora efficacemente nel campo delle persone scomparse, cerchiamo di dare un supporto per favorire un'attività precisa dei giovani legali nel primo momento in cui emerge una situazione di potenziale scomparsa anomala di una persona. Quali sono le difficoltà che incontrano gli avvocati quando si trovano davanti casi del genere? No, più che gli avvocati, le difficoltà le incontrano le famiglie, perché non sanno davvero come, a chi rivolgersi. Solitamente si rivolgono innanzitutto alle forze di polizia giudiziaria. Quando c'è, come noi ci auguriamo sempre, un rapporto di fiducia con l'avvocato, si rivolgono agli avvocati, che sanno quello che si deve fare. E oggi lo abbiamo esplicitato. La firma del protocollo servirà anche per sollecitare una particolare attenzione da parte dei legali a compiere una serie di scelte precise nell'immediatezza, ossia nelle prime 24 ore della scomparsa. È che è fondamentale appunto un intervento tempestivo da parte di tutti, perché chiaramente più passano le ore meno ci sono speranze di ritrovare le persone scomparse vive. Senz'altro, contrariamente a quello che si pensa, bisogna attendere un certo lasso di tempo prima di considerare la scomparsa di una persona, sono ben altri gli elementi indiziari, circostanziali che devono far supporre che la scomparsa non sia naturale, non sia volontaria, ma sia derivante da cause di forza maggiore o addirittura da intervento di terzi. Il protocollo contiene, tra l'Associazione Nazionale Penelope e l'AIGA, una collaborazione per tutte le iniziative finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica, ma prima fra tutte la nostra categoria, cioè la mia, quella degli avvocati, sul fenomeno delle scomparse. Fenomeno delle scomparse che, come dicevo durante l'incontro, consta purtroppo di 44.000 persone scomparse negli ultimi 40 anni. Quindi capite bene quanto è grave il problema e quanta scarsa sensibilizzazione in questi anni c'è stato su questo fenomeno. Quindi attraverso questo protocollo, che è a livello nazionale, noi cercheremo di far sì che tutti gli avvocati facciano iniziative, ove possibile, finalizzate a stimolare la conoscenza del problema, ma soprattutto si faccia anche formazione, in quanto è una normativa nuova, direi nuova un po' per tutti, nessuno di noi l'ha studiata all'università, quindi ci sono stati regolamenti nuovi, leggi nuove, che è opportuno conoscere sia per ben consigliare i familiari delle persone scomparse, sia soprattutto per fare anche da impulso, essendo persone dotate di una cultura giuridica che gli deriva dalla propria professione, ci aspettiamo che sia proprio la mia categoria a fare da stimolo con le istituzioni.
La scomparsa è un evento importante, non c'è solo la legge ma anche l'assistenza ai familiari che sono sconvolti. No, c'è soprattutto l'assistenza ai familiari. La legge c'è, ma in tutta onestà è un miglioramento, dico sempre meglio ferito che morto, però non era la legge che volevamo noi, perché tante cose devono essere ancora ben delineate e ben definite. Il problema serio è il familiare, che cade nella depressione più totale, nello sconcerto, nello sconforto, si sente solo, si sente abbandonato. Allora ecco il ruolo dell'associazione, è stare vicino non solo per fornire consigli tecnico-giuridici ma soprattutto consigli psicologici e morali. Immaginate per una mamma non sapere più il proprio figlio dopo 10 giorni, poi diventano 2 mesi, poi diventa un anno, poi 3 anni, poi 5, che fine ha fatto, come può vivere quella donna tutti i giorni. Molte purtroppo finiscono anche insomma in condizioni psicologiche molto gravi, come purtroppo è normale che sia. Molto spesso, al di là dei casi di cronaca più eclatanti a livello nazionale, queste persone rimangono così nel dimenticatoio. No, sono persone che scompaiono anche da scomparse, perché non le calcola più nessuno, perché devi avere la fortuna nel dramma di piacere ai media, allora hai un po' di visibilità. La maggior parte delle persone, non so per quale logica, perché non è il mio lavoro quello di fare giornalista ovviamente, non capisco per quale logica, tantissimi casi non vengono minimamente presi in considerazione se non il giorno stesso in cui è avvenuta la scomparsa. Quanto invece proprio la normativa stessa prevede l'importanza del coinvolgimento dei mass media nell'attività di ricerca, quindi proprio i mass media sarebbero strumento fondamentale per la ricerca di persone scomparse, però in effetti purtroppo la maggior parte non riceve la stessa visibilità che ricevono altri in altri casi.